ci si aiuta fra di noi, così se qualcuno sbaglia uno lo potrebbe correggere, se sbaglia così non è un'offesa per gli altri. Nella scuola senza zaino di Castelluccio, comune di Capolona, è il metodo di apprendimento che cambia radicalmente per tutti i piccoli studenti di prima e seconda elementare che stanno sperimentando questa nuova esperienza. Questa sarebbe la mia sedia, solo che però qualcuno me l'ha spostata. Però le palline servono, se tipo qualcuno la vuole trascinare, servono a non fare rumore. Ho finito! Nei banchi più grandi con 4 studenti il materiale è condiviso e c'è una forte spinta all'autonomia. Quando si va in bagno si deve girare il cartellino e se ci va un maschio deve girare il maschio e se ci va la femmina deve girare la femmina. E i colori a cosa servono? Servono perché se uno vuole andare in bagno sa che c'è un altro bambino e deve aspettare. Quando i bambini lavorano in autonomia al tavolo, prendono questo simbolo, lo mettono in mezzo al tavolo per sapere che bisogna stare come se ci fosse la maestra. Il senso di comunità e l'accoglienza sono gli altri valori fondanti di questa scuola, che è stata costruita ex novo grazie a finanziamenti regionali e comunali. Il ricambio dell'aria, c'è un sistema di controllo meccanizzato dell'aria che serve, come dire, in termini tecnici, a un lavaggio dell'aria permanente, per cui ecco, non ci sono sbalzi termici importanti sia d'inverno in estate. Le maestre la mattina, i maestri attendono i bambini sulla porta e hanno per ognuno di loro una parola, un gesto, un sorriso, perché ogni bambino deve sentirsi individualmente partecipe e protagonista del suo processo di crescita. Imparano giocando e quando uno impara una cosa ed è felice, gli rimane dentro e rimane anche il modo di apprendere che è felice e quindi apprenderà tutte le altre cose con questa modalità. E secondo me questa è la cosa più bella.